Che fai, Giulia? Cosa fai? Lavi? Che bello questo lavandino! Fantastico! Andiamo, chiudi, apri. Tieni, tieni, lava. Tieni il lava. Benvenuti a questo nuovo video! Vai, siete pronti? Sei pronta, Giulia? E vai, 3, 2, 1, via! Vai, Enea, bravo! Vai, Giulia! Dov'è Mirko? Ci sei Mirko? Vai, dai, vai pure tu. 3, 2, 1, via. La mano, dai, vai. E no, ma ti, de no. Ti devi arrampicare. Metti qua la manina, vai con i piedini. Vediamo se hai l'agilità di mamma o quella di papà. Vediamo un po'. Non è così, Giulia. Stai sbagliando tecnica. No, non così. Così? Dici che è così? E vai nella sabbia. E vai, ok. Andate, che vi devo dire? Dai, vieni, aspetta che ti aiuto. Allora, aspetta. Metti qua. Rampiede qua, abbassati, manina è qua, così, uno, l'altra manina pure, vai, con i piedini, come se come una scala, Giulia, come una scala, brava, vai. No che non sci. Aspettate, un attimo. E buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, manco da una settimana più o meno. Ma diciamo che è stata una settimana un pochettino così movimentata. Oggi è, che cos'è oggi? Oggi è lunedì, il giorno prima di Ferragosto. Non lo so, ci sono gli operai che stanno lavorando anche oggi, infatti sono un po' come mai. Quindi sentite sempre i soliti rumori, ma stanno finendo qui tutto questo palazzo da questa parte. Allora, vi stavo dicendo, è stata una settimana un pochino movimentata, ragion per cui non ci siamo visti. Adesso vi faccio un piccolo resoconto, intanto che aspetto che arrivi Daniele, dobbiamo andare, ora vi dico pure dove dobbiamo andare. Allora, resoconto della settimana. Ho dovuto fare l'infermiera. Ho fatto l'infermiera perché così mio marito ancora neanche gli ha presi i 40, visto che li prenderà, cioè arriveranno a gennaio. Così, mentre stavamo parlando, allora non ho avuto un colpo della strega. Credo forse qualcosa dal punto di vista muscolare, non lo so, fatto sta che si è bloccato. Così, mentre parlavamo, ha fatto aia! Si è buttato a terra, vabbè. E quindi, ehi Mirko, attento però! Dicevo, quindi all'inizio, vabbè, i soliti, metti la Voltaren, togli la Voltaren, metti la Voltaren, togli la Voltaren. Poi, siccome non funzionava, non passava niente, siamo passati alle punture, mattina e sera, quindi mi sono messa lì con un po' di sadismo, no, scherzo, abbiamo fatto le punture, per fortuna comunque si è ripreso, stava con la fascia, prima stava col ghiaccio. Aspettate, che qui c'è qualcuno che vi chiama, ragazzi, ragazzi, cosa vuoi dire? Sì, ti hanno visto come eri brava sullo scivolo. Ahia, che capocciata. E quindi questo, siamo dovuti stare lì a fare le punture. In più c'erano sempre i nostri lavori a casa che continuano. Anzi, adesso per fortuna però siamo a buon punto, quindi ormai siamo lì per finalmente terminare.
Abbiamo i lettini dei bambini, sono arrivati. Tieni amore, tieni questo tesoro. Allora, quello di Giulia no, quello di Giulia rimane la sua casina di legno, no? Era peccato cambiarlo, però abbiamo cambiato i lettini dei bambini. Sono arrivati l'altro giorno, sono stati già montati e tutto. E adesso dobbiamo andare da Ikea. Cosa c'è? Oh, l'uccello che fa le scale. Adesso dicevo, dobbiamo andare da Ikea perché dobbiamo fare un lavoretto per la scrivania. Quindi adesso dobbiamo fare questa scappata velocissima perché che ore sono? Saranno già le 5 più o meno, ma prima mi devo fermare urgentemente al supermercato perché devo prendere un paio di cose, visto che domani poi è festa ed è tutto chiuso. Quindi, che bella pietra che hai trovato! E questo, quindi è stata questa settimana un po' così, con i bambini, il caos a casa, una cosa o un'altra, quindi il vlog si sono un po' persi questa settimana. Voi lo sapete che se io non ci sono, sempre perché è successo qualche cosa. Questa volta ho fatto l'infermiera, però per fortuna va bene, ecco. E niente, quindi questo, staremo, vediamo questa piccola parte di giornata insieme. Spero di farvi, di mettere online questo video per Ferragosto, o al più tardi, se proprio dovesse succedere, la sera, anche perché non so Ferragosto chi guarderà il vlog, però io nel caso ve lo metto lo stesso. Ho già preparato la cena. Allora, non mi posso spostare perché c'è troppo sole e non vedo niente. Allora, vediamo se mi metto così. Dicevo, ho già preparato la cena perché aspetta, metto così, così anche se mi allontano, però li vedo. Aspettate, vado un pochettino sotto l'ombra. Ecco, così li vedo meglio. Dicevo, ho già preparato la cena, ho preparato un gatto di patate nel frigo, così poi quando arrivo accendo un pochettino il forno, ed è fatta. E basta, poi che altro dire? Ah, abbiamo venduto il fasciatoio, allora, ci serviva spazio, il fasciatoio mi è dispiaciuto pure di aver venduto il fasciatoio perché rappresenta sempre una fase della vita dei bambini che, non, no, che è finita, però diciamo che cioè, non lo so, 3-4 mesi con Giulia inizieremo lo spannolinamento e quindi il fasciatoio potevamo eliminarlo. Abbiamo messo l'annuncio su eBay la sera e il pomeriggio sono venuta a prenderselo. Poi anche dei lettini, quello ve l'avevo detto, uno l'abbiamo venduto con la scusa, la signora si è anche presa tutte quante le lenzuola che io avevo, che erano nuove, non avevano macchie, non avevano niente, erano tutte lavate, stirate, le avevo conservate. Ho fatto un prezzo forfettario e la signora si è presa pure tutte le lenzuola dei bambini perché erano la misura pull, erano 70x140. E i bambini adesso sono andati lì nella sabbia del gatto a giocare con la sabbia. Dicevo, si è presa anche queste. Giulia, non lanciare sabbia! Si è presa anche le lenzuola. E poi che altro? Più o meno basta. Queste sono state le cose della settimana. Sì. Questo, poi niente, le solite cose. Abbiamo avuto fino a qualche giorno fa, eravamo in inverno, praticamente inverno no, però autunno, faceva freddo, la sera stavamo, ma anche di giorno, sui 12-13 gradi e adesso ce ne sono 33. Ecco, questo è il clima qui. In realtà non c'è mai né una vera estate né. E quindi è così. Infatti per questa settimana, tutta la settimana sarà così. Adesso vediamo per organizzarci perché dobbiamo portare i bambini a Legoland o a Playmobil. Io penso che li portiamo prima da Playmobil, vediamo in queste settimane, se il tempo continua a essere clemente, li porteremo lì. Poi vi devo far vedere anche che abbiamo comprato lo zaino, abbiamo iniziato a prendere le prime cose per aspettate, ecco, per la scuola di Enea. Allora, la scuola inizia il 12, il 12 settembre Enea avrà il suo primo giorno di scuola, ci sarà la cerimonia, no, di inizio, così dove staranno un paio d'ore, ma non chiedetemi perché il giorno 5 dovrà andare a scuola dalle 9 alle 2 con lo zaino e tutte quante le cose, sarà il giorno di prova.
Non lo so che prove devono fare, non vi so dire. Comunque, poi vediamo se riesco, vi faccio vedere questo zaino e anche altre cosine che abbiamo preso. Tipo, i bambini qui il primo giorno di scuola usano portare un cono. Fate conto, è proprio un cono, come il cono gelato gigante che si chiama Schultüte, che è questo cono dove all'interno si mettono dei regalini, cosine per la scuola. E questi bambini, il primo giorno di scuola, vanno con questo zaino e con questo cono gigante che noi abbiamo preso e ve lo faccio poi anche vedere. Si è staccata la registrazione perché mi ha chiamato Daniele, quindi non so se vi ho detto, comunque poi ve lo farò vedere. Comunque adesso mi ha chiamato per dirmi che sta arrivando e per ricordarmi una cosa che in realtà mi ero dimenticata, ovvero devo andare a prendere, devo ritornare su a casa. Che c'è? Devo ritornare su a casa perché l'altra volta quando sono andata da IKEA ho comprato come si chiamano? Attento che quello è il caffè, il lenzuolino, quello impermeabile del letto. Siccome ero con i bambini, c'era Giulia che gridava, ne ho preso uno giusto e uno sbagliato la misura. E quindi mi ha detto: visto che andiamo, che sono 12,99 euro, prendilo così lo cambiamo. Quindi adesso lui arriva, mentre che lui sistema i bambini nei sediolini, io ho anche portato un caffettino. Io ritorno su a prendere questo coso. Bimbi, mettetevi le scarpe, dai, che papà è arrivato. Sì, mi ha chiamato per dire che sta venendo. Dai, andiamo. È qui, dai, Mirko, metti le scarpe. Lo sapevo, me le metti tu. No, mettilo solo. Aia, mettilo solo, dai, mettile. E dai, mettile, dai. Bravo. Piano piano e le metti, così devi fare. Bravissimo. Dai Mirko, che ce la fai? E basta, io penso di avervi già ammorbato con... Bello. E lascialo qua che sicuramente è di qualche bambino e poi se lo viene a prendere. Dicevo, vi avrò ammorbato già tantissimo con le mie chiacchiere. Niente, noi questo palazzo lo chiamiamo il Palazzo di Cristallo. Lo so che non si nota da qui, ma è un palazzo che è fatto quasi tutto solo di vetri. Non si capisce come faranno qui le persone a viverci, quindi non sappiamo. Noi chiamiamo il Palazzo di Cristallo. Poi vedremo che cosa sarà. Le hai messe? Bravo, andiamo, dai. Va bene. Quindi poi mi devo fermare, devo prendere i pannolini. Sicuro devo prendere i pannolini e il detersivo per i piatti, quindi proprio questo è nella maniera più assoluta. Dai, venite! Però Giulia, fermati qua. Va bene, dai, vi lascio. Ci vediamo dopo. Allora subito. Dai, andiamo di qua, forza. Andiamo a dormire, certo, venite, dai. Giulia. Piano, piano che si fa male. Aspetta, allora, devo prendere una cosa, vediamo, mi ricordo, no, di là, ecco, trovata, questa qua, come abbiamo presa per uno, prendiamo pure per l'altra, che qui discussioni non ne vogliamo. Vedere cosa sono queste. Non ci interessa. Ok. Mirka è andata ai Lego. Aspettate. Sì, aspetta. Solo i cucchiai. Che dici, Giulia? Senza ciuccio si parla. È bello? Sì? Cos'hai trovato? I Lego, bellissimo. Però guarda, c'è scritto da 5 anni, tu ne hai 4. E chi ha 5 anni? Nessuno. Enea? E ne ha 6. Tieni. E Giulia? E Giulia 2. No, aspetta. No, 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 sta. E non mettere i piedi sulla borsa.
Sei lo chef? Va bene, vai, chef. Vai, chef, Cannavacciuolo, forza. Cucini. Guarda, ci sono due pesci. Due pesci, bene. Allora, tornati a casa. Per fortuna che avevo già preparato, così almeno mi sono avvantaggiata. Adesso però devo accendere il forno, anche se fa caldino, ma non fa niente. Io apro tutto e ciao. Eccola qua, spuma di patate o gatto di patate, non so come la chiamate voi. Adesso accendo il forno e faccio un giretto d'olio, così più o meno 20 minuti ed è pronto. Allora, aspettate. Ok. Niente, adesso vi faccio vedere queste cosine che abbiamo preso da Ikea. Anzi, apro una parentesi che se non mi dimentico, che prima già ci pensavo in Mac, ho detto cavolo, ho dimenticato di dirlo. Niente, vi volevo ringraziare per tutti i commenti meravigliosi che mi avete scritto sul video della camera da letto. È piaciuto anche a voi, sono contenta. Una o forse anche più di una mi ha detto che in una nicchia, appena si entra in camera da letto sulla destra, ha detto lì puoi mettere delle menzioline per mettere i libri. Così, sono rimasta così, però vediamo poi col tempo. Prima adesso dobbiamo terminare questa dei bambini che ci sta facendo un pochettino, un po' penare. Poi dopo, quando poi ve la farò vedere, poi vi racconterò, insomma, tutte queste disavventure. Quindi per il momento sistemiamo quella, poi si vede, ecco. Allora, niente, noi siamo andati perché... la mia scrivania, la mia dorata scrivania, adesso passerà ovviamente ad Enea, no? L'altra mattina c'era Mirko che si era messo sulla scrivania, tutto bello, avevo fatto pure una foto che era troppo, troppo carina, troppo dolce, stava disegnando, niente, è arrivato Enea, ho iniziato a litigare per la scrivania, questa è la mia, sono io che devo andare a scuola, no, è pure la mia, di tutte e due, no, Fatto sta che è finita malissimo, quei disegni sono finiti strappati tra di loro, una guerra del 15-18 è scoppiata per questa scrivania e quindi niente, che cosa abbiamo pensato? Allora all'inizio avevamo visto, siccome adesso fra qualche giorno Mirko fa l'onomastica, avevamo pensato, senti prendiamogli una piccola scrivania, questa qua per dei bambini così, gliela facciamo come scusa per il regalo dell'onomastico, però poi no, abbiamo detto no, stiamo facendo un po' l'arte quella sbagliata, perché adesso ne spendiamo 50 adesso e poi ne dobbiamo spendere 200 dopo, quindi che cosa facciamo? La mia scrivania che ho io, che si chiama la Miki forse, vabbè, comunque che cosa abbiamo fatto? Si può togliere il piano di sopra, l'allunghiamo, abbiamo preso anche l'altra cassettiera laterale e diventa una scrivania pensata per due, perché il piano di lavoro sarà di 2 metri, quindi ci sarà un metro, così la scrivania rimane, sarà una scrivania per due, potrà usarla anche Mirko poi quando sarà il suo momento della scuola, Giulia c'ha il suo tavolinetto per giocare, lei ancora è piccola e almeno su questo un po' respiriamo, ecco. E quindi questo, siamo andati a prendere la tavola più grande e la cassettiera. Cosa c'è? Perché? Cosa è successo? Perché io ho scelto un cartone e no, me l'ho tolto quel cartone. E sceglietene uno insieme. Che vengo io, lo scelgo io il cartone. Sceglietelo uno insieme. Ecco qua. E quindi adesso vi faccio vedere queste cosine che abbiamo preso e poi c'erano un po' di sconti in giro. Abbiamo preso un pochettino di sconti. Comunque sempre in tema scrivanie. Ho preso questo che così non si capisce niente, no, aspettate, forse così si vede, dov'è, eccolo, sono questi qua in cartone che sono quelle cose per mettere tipo le penne, queste cosine qui, e ovviamente ne abbiamo prese due, così uno e uno, e boh. Poi avevo preso questa per Enea per coprire la parte insomma dove si scrive così, e quindi ne ho presa anche un'altra. Così almeno adesso in questo modo viene anche più carina, più armonica, più bella, ok. Poi ho cambiato questo, l'ho preso finalmente della misura giusta, 80x2,
Abbiamo cambiato, poi erano scontati da 19,99 e ne ho presi tre che sono delle sole lenzuolo di sotto in puro cotone. Servono sempre, non ne li apro neanche, cioè per il momento neanche li lavo, niente. Li conservo e basta. È sempre buono averceli. E ne ho presi tre di questi. Poi, sempre qui nella zona delle occasioni, così a 2,50 invece che 5, uno di quei cavetti per il telefono, quello che è lungo 1,5 m. Sapete, no? Che li fanno piccoli così. Sempre buono anche questo avercelo, perché ormai tante cose, pure le lucine della camera dei bambini funzionano così, quindi l'abbiamo preso uno. Poi qua niente, l'altro lenzuolino sempre scontati a 5 euro invece che 9,99. Ne ho presi due, niente, il tappetino questo qua del bagno, questo color verde acqua. Ho messo la tenda di Temmo nel bagno e poi se riesco al momento dei saluti ve la faccio vedere, se no poi ce ne parlo in un altro video. Ne ho presi quindi due, quindi uno per la doccia e uno davanti il lavandino. Poi vediamo qua cosa c'è. Ah, poi ho visto queste che sono le caramelline, ma non per le caramelle in sé, ma siccome sono a forma di cuore, per le mie tortine quando le faccio, ci sarà poi quella a fine settembre, ci vuole, però intanto me le conservo dell'anniversario di matrimonio. Così le ho viste, ho detto che poi le cerco queste cose e non le trovo. E quindi ho preso queste. Poi, aspettate, forse abbiamo finito. Qua nella busta, ah no, a 2,99 il classicone sono i gessetti per disegnare fuori. Tante volte andiamo qui, i miei, quelli che avevo, o sono rotti o sono finiti. Per 2,99 ne ho preso un'altra confezione. Poi non c'entra niente, ma così sembra che. Cioè, 90 centesimi io l'ho presa, tanto così. Lo so, però 90 centesimi, cioè, voglio dire, può sempre tornare utile. Era un peccato lasciarla qui, lì, no, qui, lasciarla lì. E poi qui nella busta basta. E poi questa è una cosa che ha visto mio marito, così che non sembri che solo io compro queste cose. Anche questa era scontato a 5 euro se non sbaglio, il tappeto nuovo per l'ingresso, quello quindi fuori la porta. Questa l'ha scelta lui, anzi l'ha visto lui e ha detto lo prendiamo. Certo, lo prendiamo. E quindi questo e basta. Poi appunto quelle cose lì è inutile che ve le faccio vedere. Poi due mensole abbiamo preso anche. Aspettate che qui il forno ha suonato. Vado a mettere un attimino e poi ci salutiamo. Allora, messa la cosina lì nel forno, mi sono ricordata che quando vi ho fatto vedere le cose che ho comprato dall'Italia, non mi ho fatto vedere il pezzo forte, che è stata la primissima cosa che ho preso, anzi che ho commissionato a mia mamma. Ora ve la faccio vedere. Ho preso il coperchio per girare la frittata, perché ogni volta, avendo solo i coperchi quelli in vetro che sono un po' tipo cupola, non vi dico che macelli. Infatti evitavo di farle pure le fare frittate, questo qui. Quindi quando sono arrivata ho detto: mamma, senti, se vai al mercato mi trovi il coperchio, quello lì, classico piatto per fare le frittate. Ho comprato il coperchio delle frittate. Va bene, comunque, sciocchezza a parte, allora aspettate, vi faccio vedere la tenda della doccia, bellissima, fantastica, e poi ci salutiamo. Cioè, ditemi che non è meravigliosa, ditemi che non è meravigliosa. Niente, a me fa troppo ridere, troppo ridere. Cioè, è lui, è Willy, è preciso, è troppo troppo bella. E vabbè, dopo questa direi che ci possiamo salutare. Ho fatto vedere la tua tenda, Willy. Vedi? Sei uguale, sei tu praticamente. Bello, bello come il sole, sai. Va bene. Quindi aiuto, stavo cadendo. Questo, quindi scusate le chiacchiere.
Grazie per essere stati in mia compagnia, in nostra anche. Buon Ferragosto, ti mando un bacio grande, 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 super così, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!